Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in Germania. A fare cosa? Siamo venuti a testare la pista dove verrà svolto il campionato europeo over 40, oppure meglio chiamarlo Master Plus 40, come lo vogliono chiamare. Ad ogni modo, questa manifestazione gli scorsi anni si chiamava europeo over 40. La pista, come in genere un po' tutte le piste tedesche, è particolare, molto particolare, prevalentemente in terreno artificiale. Credo che non potrebbe essere altrimenti, perché chiaramente hanno bisogno di qualcosa che possa permettergli di girare anche in momenti dove il clima non è favorevole. E quindi ragazzi, abbiamo un qualcosa di nero simil colloso, non so che cosa sia, non mancherò di chiederlo ai gestori dell'impianto, praticamente in tutta la pista. Poi abbiamo una parte in moquette e una parte in mattoni autobloccanti e addirittura anche mattoni autobloccanti ricoperti di moquette. La pista, ragazzi, è veramente particolare e addirittura c'è un punto caratteristico dove c'è una parabolica incredibilmente impennata che viene denominato Bazzidrome. Fantastico ragazzi, non vedo l'ora di farci i primi giri. Stranissima, ripeto, ci sono tantissime false pendenze. La pista sembra liscia, ma in realtà ci sono tantissimi avvallamenti, è molto molto particolare, e quindi secondo me questa è la classica pista da mal di testa, un po' come abbiamo noi in Toscana con la pista di Rosignano, che vi assicuro che è molto difficile per chi non ci va abitualmente a trovare ritmo gara, a trovare appunto un passo decente, e questa mi sembra un po' simile, con la differenza che questa è praticamente 4 volte più grande. E quindi ogni punto avrà una sua complicazione, sarà veramente difficile riuscire a trovare le linee corrette, e passare 50 cm più a destra, 50 cm più a sinistra farà davvero la differenza. Anche i salti, ragazzi, non sono in terra, vi assicuro però che sotto la superficie c'è terra, perché si vede in alcuni punti dove c'è la moquette e in altri punti dove il trattamento ha iniziato a sgretolarsi. Quindi vediamo che cosa accade. Qui abbiamo una 2 giorni di test, siamo partiti stanotte alle 2, devastamento, arrivati stamattina alle 10 con una strada chiusa e quant'altro, ma fantastico ragazzi, perché qui c'è un silenzio, una pace incredibile, e soprattutto, come vedete, siamo in felpa e pantaloni lunghi perché fa veramente fresco, siamo intorno ai 12 lineetta 15 gradi. Quindi inizio a girare, ovviamente vi tengo super aggiornati. Buongiorno ragazzi, stiamo di nuovo tornando in pista, è domenica mattina. Ieri poi non ho fatto tante altre riprese perché abbiamo girato tanto. Sapevo che oggi era una giornata un po' più soft, perché chiaramente dovremmo partire un po' prima e dopo pranzo partiremo.
quindi niente, adesso torniamo in pista. La pista è veramente bella, veramente veramente bella, e oltretutto è molto difficile, molto difficile, però sinceramente la macchina non andava male e abbiamo fatto pochissime modifiche ieri. Abbiamo cercato di fare tanti litri, di mettere tanta canne al fuoco per provare appunto a imparare il disegno, che come ho detto è veramente complicato, ci sono alcuni punti che ti ingannano veramente tantissimo. E adesso invece stamattina la concentreremo prevalentemente su test di setup, e da ultimo faremo una long run, una simulazione di gara di 30 minuti e vediamo, anche perché qui ragazzi con 8 secondi ogni giro di motore full power non sarà semplice, sarà una prova veramente difficile proprio per tutto l'apparato motore e quant'altro, quindi insomma c'è da valutare bene diverse cose, magari partire leggermente grassi per poi essere costanti tutta la finale e evitare problemi, magari fare anche un piano in più, perché una spenta su una pista con un terreno così ampio ti porta comunque a perdere tempo, perché il recupero deve portartela e c'è tanta strada da fare. Tra 400 vediamo metri. Siamo arrivati finalmente in pista e ragazzi oggi giornata decisamente più calda, come vedete siamo a maniche corte, abbiamo abbandonato la felpa, peccato non poter far tutto il giorno. Ad ogni modo, giudizio sulla pista ragazzi, ieri ho girato tantissimo, ho fatto 240 giri credo, una cosa del genere. La pista è veramente difficile per chiunque fosse diciamo iscritto alla gara del Plus 40. Consiglio vivamente di venire a provarla, perché ci sono alcuni punti veramente difficili da capire e anche tutta questa parte diciamo di trattamento superficiale secondo me rende la pista particolare. Oggi faremo diverse prove di setup e sono convinto che ci divertiremo tantissimo, perché appunto la pista e l'impianto è qualcosa di impressionante. Ragazzi, in tutto questo non vi ho detto la novità del weekend. Con me per questi test c'è Ale Turini. Ciao. Grande, che mi sta dando una mano, è venuto con me per questi due giorni de fuego, perché ragazzi non abbiamo dormito praticamente niente, ieri siamo partiti alle 2 eccetera eccetera, e niente, stiamo lavorando un po' sulla macchina ed è una grande mano sia per diciamo quando sbaglio andarmi a raccattare, e ovviamente anche per quanto riguarda tutta la gestione dei tempi, il passo di gara e quant'altro, e ovviamente anche nella messa a punto della macchina quando c'è da smontare e lavorare sopra. Insomma, una nota particolare ragazzi è che non ci sono i bagni e non c'è acqua, almeno al momento. Io non so se metteranno acqua per la gara, non so in che modo, non so che cosa faranno, però al momento non ci sono bagni e non c'è acqua. Questa è una nota che diciamo nelle piste italiane difficilmente si vede. Anche i box sono pochissimi, perché ci sono un po' di tavoli sotto al palco e basta, però in realtà credo che adibiranno la zona del capannone con vari tavoli e varie sedie per ovviamente la gara. Ci sono 140 iscritti, quindi seven,
Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente mettete tantissimi like, lasciate commenti, fatemi qualunque domanda possibile che vi venga in mente sulla pista di Fuchsthal. Fatemi sapere se vi è piaciuta e noi ci vediamo quando? Il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!